Ciao a tutti, benvenuti in cantiere. Oggi andiamo a vedere come stiamo rispettando le tabelle di marcia qui per l'impresa. Stiamo appunto rifacendo gli intonaci di questo edificio. Allora, erano murature colpite da umidità. Eccole qua. Vediamo sistemate. Il punto più delicato è questo. Qui useremo una boiacca pozzolanica che funge da barriera contro l'umidità e contro l'acqua. Poi sopra, qui l'abbiamo già stesa, vi faccio vedere, eccola lì. Poi sopra metteremo il primo strato di calce, quello lì sotto, e poi useremo questa calce strutturale. Qui è stato il campione di prova sulla muratura, che ci serve appunto per migliorare strutturalmente la muratura per renderla più omogenea. Ok, questa è la facciata che stiamo sistemando. Abbiamo sistemato, come sempre capita in questi casi, tutti gli impianti, tutti i passaggi impianti che vanno alle antenne, tutti questi vari passaggi delle tubazioni, eventuali cavità, canne fumarie. Abbiamo praticamente ripristinato sempre con una malta, e adesso, una volta fatte tutte queste operazioni di sistemazione di tipo questa, poi andremo a mettere sopra la nostra calce, che serve appunto che è una calce appunto strutturale. In queste fasi sono molto importanti e si perde parecchio tempo per la preparazione, come in questo caso, di tutte le nastrature, di tutti i prospetti di dove poi andranno messe le varie stratigrafie di calce. E io per le imprese, come promemoria, proprio metto in cantiere e lo appendo, in questo caso dove c'è il magazzino dell'impresa, appendo tutte quante le formule, tutti quanti i dosaggi dei vari tipi di calce, dal fondo alla finitura, alla stabilitura, e i dosaggi e dei dettagli tecnici. Insomma, qui hanno tutto quello che serve per poter poi realizzare là sulla parete quanto progettato come intonaco, perché anche l'intonaco va progettato come l'edificio, il risanamento va progettato. Ok, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Nicola Preti.